Sono molto molto felice per l'arrivo in bianco nero di Mattia Perin. Benvenuto Mattia. È un po' come se la Juventus avesse esaudito un mio desiderio segreto, un mio sogno nascosto, perché sono anni che penso che se deve esserci un erede, almeno ideale, di Buffon, cioè un portiere italiano che sia capitano della nazionale e che sia il miglior portiere italiano, quello lì è Mattia Perin. Un giocatore tra l'altro di 24, adesso va per i 25 anni, quindi ancora molto giovane, nonostante sentiamo parlare di lui da tanto tempo. Ed è da tanto tempo che mi piace tanto, ma che non osavo sperare che potesse arrivare alla Juventus, perché quando hai Buffon, e Buffon è stato una dinastia personificata, è difficile che tu possa immaginare di avere un altro portiere, perché appunto Buffon è Buffon, è stato Buffon e ha tolto lo spazio a chiunque altro, ma per suo merito ovviamente. Adesso non gliene possiamo certo fare una colpa, quella di essere stato il migliore del mondo e oltre che il migliore ovviamente italiano e tra i migliori della storia, senz'altro secondo me il migliore della storia per tutto quello che ha fatto. Adesso però c'è un'altra epoca, un'epoca in cui la Juventus continua ad avere il portiere della nazionale, perché lasciatemi dire che per quanto mi riguarda in questo momento il miglior portiere italiano è Mattia Perin e non lo dico perché l'ho appena preso la Juve, lo ripeto, lo sostengo da anni. Non ho mai ritenuto, per esempio, Donnarumma, per quello che ha fatto vedere fin qui, un portiere di grandissimo talento. È un portiere che tecnicamente deve migliorare tantissimo. È molto carente tecnicamente, Gigio Donnarumma. Tecnicamente, invece, Perin è molto molto bravo. Il problema di Perin è che è stato fino adesso sempre per una squadra che doveva salvarsi. Quindi è stato un portiere, dalle tante parate, dai tanti interventi e dai tanti gol subiti. Quindi non vi dico i numeri di Perin perché sarebbe ingeneroso, paragonare i numeri difensivi del Genoa a quelli della Juve non è fattibile, non è un paragone che ci può stare. Quindi è inutile che vi vengo a dire quanti gol ha subito in media a partita Perin perché è un dato del quale non ci facciamo assolutamente nulla. Quello che conta di Perin sono le sue parate, la sua presenza mentale in campo perché è una grande guida per la difesa, è uno che incita i compagni, che non molla mai, che ci mette sempre tanta grinta, è anche abbastanza eclettico e è protagonista, è veramente un protagonista dell'area di rigore. Quindi un ottimo portiere proprio come stile, come tecnica, ed è il più vicino forse a quello che era Buffon alla sua età. Poi vedremo l'evoluzione. Quindi la Juventus conferma, appunto dicevo, il portiere della nazionale tra i suoi pali, poi potrà anche non essere il titolare effettivo o assentarsi dalla nazionale, essere preferito, che gli vengano preferiti altri, può succedere qualsiasi cosa, ma la Juventus punta sempre ad avere un portiere italiano forte nella sua squadra. D'altra parte, i portieri stranieri della Juventus sono stati tre, anzi non due, tenendo conto anche dei secondi che però hanno giocato, e cioè Szczęsny, Neto e Van der Sar. L'unico primo portiere straniero è stato Van der Sar, per il resto abbiamo sempre avuto portieri italiani. E parliamo di Szczęsny però perché l'altra cosa importante è questa, e cioè l'alternanza tra Perin e Szczęsny. Non avremo un primo portiere dalla prossima stagione, ma ne avremo due. E questa è la lungimiranza della Juventus, perché Szczęsny è più vicino ai 30 anni, Perin, come dicevo, è vicino ai 25, quindi la differenza d'età c'è. Portare entrambi ad essere comunque contitolari significa che un domani che dovesse andare via per motivi di età o altro, Szczęsny, noi abbiamo Perin che è pronto per essere titolare al 100%. Tra l'altro, in quest'ultima stagione la Juventus e Allegri hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di gestire due portieri titolari e uno dei due era Buffon, quindi sicuramente se io fossi Perin o Szczęsny sarei serenissimo all'idea di giocare le mie partite stagionali senza essere assolutamente messo ai margini né per motivi gerarchici né per motivi di preferenza, perché la Juve ha dimostrato che i portieri li sa gestire. Poi altra cosa interessante è il numero, perché si parla del fatto che Mattia Perin potrebbe prendere il numero 1, quello lasciato libero da Buffon dopo 17 anni. Questo sarebbe ovviamente clamoroso, sarebbe un'investitura importante per Mattia Perin, ma credo che saprebbe reggerla, però vediamo, è presto per questo.
Perino non è stato ancora presentato, non ha fatto neanche ancora le visite mediche in realtà, però è ufficiale il suo acquisto, lo ha detto ieri sera Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale. Acquisto dal Genoa per 12 milioni più 3 di bonus, contratto di 4 stagioni al giocatore a 2,5 milioni netti all'anno. Ci sono state polemiche da parte di qualche imbecille, ma Perin l'avete pagato pochissimo, ma non è vero. Questo è il prezzo di mercato dei portieri, sinceramente. Non è che cioè, le prospettive di 50 milioni per Donnarumma erano delle cazzate, infatti si è visto, nessuno ha pagato 50 milioni per Donnarumma. E tra l'altro da questo punto di vista la Juventus rifà completamente il reparto portiere partendo dalla scorsa stagione con meno di 30 milioni, 27-28 milioni tolti in bonus per Szczęsny più Perin, veramente una spesa fatta benissimo, assolutamente soddisfazione totale, piena per quanto mi riguarda, e complimenti alla dirigenza per questa lungimiranza enorme che spero porti frutti, cioè nel senso che avremo due portieri solidi che dimostreranno quello che sicuramente sono, cioè veramente sono due ottimi portieri. Qualcuno storce il naso, ma perché Perin va alla Juve a fare il secondo, il contitolare, invece di andare a fare il titolare alla Roma che potrebbe cedere Alisson, o al Napoli che attualmente non ha un portiere? Beh, ma fatevi la domanda, ma datevi anche la risposta. Perché mai un giovane portiere dovrebbe preferire andare al Napoli piuttosto che alla Juve come primo portiere dopo Buffon? Ma vi guardate in faccia quando vi fate queste domande, davvero? Veramente non, e sto parlando di giornalisti che vanno anche in TV a muovere queste obiezioni, perché probabilmente gli rode che Perin l'ha preso la Juve, questo va detto, cioè obiettivamente il primo portiere dopo Buffon, cioè è una cosa clamorosa, e ripeto, potrebbe anche prendere il numero uno. Penso che non ci siano dubbi sulla bontà della scelta di Mattia Perin. Non vedo l'ora di vedere le prime immagini in bianco e nero di Perin, per quello ci riaggiorniamo, ma credo che non farò altri video su Perin, ne ho fatti due. Uno in cui c'era la trattativa e l'ho azzeccata, nel senso che vi ho portato un contenuto fondato, credibile, e il secondo è adesso che è stato praticamente ufficializzato, anche se non dalla Juventus, ma è praticamente cosa fatta. Quindi dovrebbe essere sempre così, l'ipotesi e la conferma, senza farvi perdere altro tempo con ulteriori video inutili alla fine. Quindi se vi è piaciuto mettete like, e vi ricordo che il like serve per evidenziare un video che vi piace, ma il dislike non dovrebbe quasi mai essere utilizzato su YouTube, questo è proprio da regole di base. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, tutti i link nella descrizione, lasciatemi i vostri commenti. A presto e sempre forza Juve.